No, oh, al diavolo! Alec, che è successo? Non ho intercettato altro che inutile propaganda sull'elisir lenitivo e roba simile. Per la miseria. Se il monopolio di Starrick continua... Alec, ti chiedo scusa. Questi sono i miei amici. Ivy Fry e suo fratello, Jacob. Oh, Alexander, Graham Bell. Linguista, inventore e tecnico provetto. Alec, ho un piccolo favore da chiederti. Puoi aggiustare questo. Sembra che il metallo sia incrinato. Si rompe. sì, avrei potuto usare uno di questi per i miei fusibili in cima al Big Ben. Alec sta installando il nuovo telegrafo della nostra Free Press Association. Per combattere la Starrick Telegraph Company. Ora, se riesco ad aggiustare i fusibili delle linee indipendenti sul Big Ben, Starrick sarà indebolito. Solo che al momento ho un certo impedimento. Fatto. Ho rimosso il meccanismo, così funziona con il tuo bracciale. Lo proverò immediatamente. Jacob, aspetta. Alec, ti aiuterò io con quei fusibili. Oh, non ho alcuna remora ad accettare, mia cara. E usiamo la mia carrozza, dovresti impugnare tu le redini, però. Lo prendo io. Ah, posso aiutarti io. Mia cara, sono così contento che tu sia qui. Abbiamo una di... Allora, Alec, a che invenzioni stai lavorando? Intendo sviluppare un telegrafo fonetico che non trasmetta solo punti e linee, Ivy cara, bensì la voce umana. Telegrafo fonetico? Non suona per niente. Io lo chiamerei telefono. Telefono? Che bizzarro. Insomma, come stavo dicendo, la stampa è ormai dipendente dalla Starrick Telegraph Company. Perciò il nostro Green vi ha chiesto una linea libera. Già, per di più, le linee di piccole compagnie indipendenti sono state sabotate e non hanno alcun modo di sostituire i fusibili che sono... proprio in cima al Big Ben. Esatto, e ora serve un permesso speciale del governo. Superare le guardie. Non sarà un problema. Riparerò i fusibili. Bella vista. No.
abbiamo un problema. Preparati a soffrire. Ti ammazzo di botte. Fatto. Thank you.
Grazie mille, mia cara. Ora potrò proseguire nell'installazione della nuova linea. Se posso fare altro per aiutarti. Oh, ma certo. Vieni a trovarmi. Oh, stavo giocando con questo e ho trascritto la formula per te. Non è perfetta, ma diamine, fai il suo dovere. Forse persino troppo! Thank you.
It's been a murder! Ow! You two win this round. Ti sistemerò. Oh, Ivy! Stavo mostrando a Jacob i primi messaggi giunti con le linee aggiustate. Oh, e puoi tenere quel lanciacorda. Ne ho pronto un altro per tuo fratello. Ottimo lavoro. Grazie di nuovo. È stato un vero piacere. Ora possiamo difendere il principio dell'informazione imparziale e libera. Libera va bene, ma libera e concisa è molto meglio. Ah, Jacob, sempre caustico. Oh. E dopo questa ce ne andiamo. Oh, buona fortuna a entrambi. Venite da me quando volete. Ora che abbiamo finito con il diversivo. Chi è? Oh, intendi che non lo sai? Che bel treno avete. Miss McBean me ne stava appunto parlando. Sono Ned. Piacere. Non vi ruberò altro tempo. Se volete saperne di più sul miglior sistema di trasporti al mondo, mi troverete a questo indirizzo. Adesso torniamo a cercare il frutto dell'Eden. Dobbiamo assolutamente strappare Londra a Starrick. Chi sono i bersagli? Non è ancora il momento. Non sono venuto qui a cercare ninnoli. Prima impara i passi e poi comincia a ballare. Oh! Vuoi ripartire da dove ha lasciato papà? Qualcuno deve farlo. Ivy, trovare il manufatto dei precursori ci aiuterà a svelare i piani dei Templari. Jacob, ho informazioni sui soci di Starrick che potrebbero esserti utili. Vieni. Thank you.